archeologia dell'Immondezia che sta qui vicino. Ecco, mentre stavo visitando quest'immondizia che sta qua nel fosso idraulico, all'improvviso è spuntato questo reperto archeologico. Guarda, questo è un rungo, ma ha anni e anni. Ma oltre a ciò, qui vicino a me c'è da ammirare questo fabbricato, non so, questo è prima, questo hanno fatto subito, appena fatto il prosciugamento del lago del Fucino, almeno vedere dalla costruzione, vedi, ecco qua sto facendo almeno l'ingresso, poi qui adiacente c'è una serie di, sì, l'altro, ci sono altre mura sono là, eh. Qua bisogna bonificare e tutelare questo ambiente, sia per quanto riguarda la tutela ambientale, soprattutto qua, questa è roba antica, bisogna bonificare e tutelare i beni ambientali archeologici. Qua i fabbricati erano molto estesi, qua c'era più di una costruzione. Quello che mi sembra strano è che qui è abbandonato tutto all'incuria. Là ci sono macerie, macerie. Ritorniamo qua, faccio il percorso alla rovescia. Vediamo il tipo di cemento. Ma scusa un attimo, sì, qua poi sto notando, sì, che tipo di cemento era questo? Lo so, boh. Vabbè, vado avanti, ci andiamo di qua, l'epicentro dell'immondizia, vedi, questo è tutto immondizia, c'è di tutto di più. Qua abbiamo una vasca, non una vasca, un bidet o una tazza per defecare. Andiamo qua, qui c'è un televisore vecchio, adesso che c'è di tutto, di tutto, la televisione sommaria, copertone, altri bidet, proseguiamo di là e andiamo anche di là, va. E qua praticamente c'è una cosa, andiamo per quest'altra parte, come se andiamo, sì, attraverso l'altro posto, andiamo i vicini celestiali e spaziali, no, sono visioni ricognitive di una discarica a cielo aperto adiacente qua al ponte. Ecco qua, per almeno qua posso accedere inizialmente. Proseguiamo di qua. Cominciamo da qua. Qua prosegue fin là sotto, botteghi, botteghi. Vedi? Se ci sta qua. Ma c'è tutti, di tutti più. Eternit, fatto. Eternit là. Cosa? Qua quando hanno, questo sarebbe il fosso idraulico, il fosso idraulico, c'è una discarica idraulica, si prosegue da questa parte, vediamo, vedi, e sono anni che scarico qua, televisioni, ah, di tutti i film. E qui allora, che serve qua? Qua c'è un sistema molto semplice, adesso vi faccio vedere una cosa. Lo metto per terra e vediamo quello che bisogna fare. Ecco quello che bisogna fare. Allora, monitoraggio ambientale. I sistemi supportano l'acquisizione di diverse tipologie di sensori meteorochimici, composti organici volanti, ossigeno, monossido di carbonio, acido solfurico, biossido azoto, azoto, anidride solforato, metano, per misurazione di piccolissime particelle, soprattutto a servizi informatici, accessi web, praticamente sarebbero i droni che vengono utilizzati per l'agricoltura. Qua la cosa è molto semplice, questo è un fosso idraulico che necessariamente per legge deve essere ripristinato e in primo luogo deve essere bonificato. Bonifica, ma qua sono anni e anni che ci mettono in questa, scaricano questa immondizia.
ma soprattutto che impressione facciamo adesso quando inaugurano questo ponte? No, qua è inquinata, tutta sta discarica a cielo aperto, ecco il ponte. Ringraziamo l'amministrazione comunale per il proprio impegno, questo sarà portato a termine, sarà portato a termine il ponte e quindi l'aria deve essere pura, deve essere tutta a posto, in primo luogo deve essere ripristinato un normale riflusso dell'acqua e soprattutto togliere tutto questo materiale inquinante, l'aria e soprattutto le acque, la falta pratica.